Dal Vangelo secondo Luca. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato levato in alto, egli prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per preparargli l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?» Si voltò e li rimproverò, e si misero in cammino verso un altro villaggio. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò ovunque tu vada!» E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo.» A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Tu invece va e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore, ma prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio». E buona domenica a tutti. Dopo le grandi celebrazioni della Pasqua, della Trinità, del Corpus Domini, del Sacro Cuore venerdì scorso, l'altro giorno, eccoci che sembriamo ritornati con il Vangelo a una certa normalità, per modo di dire, perché Gesù, il Signore, avanza delle esigenze molto radicali. Devo anche premettere che questa lettura del Vangelo che facciamo quest'oggi è chiaramente una pagina redazionale, mi spiego subito, non voglio complicare le cose. Redazionale vuol dire che queste cose che Gesù dice, quello che accade, probabilmente è stato assemblato dall'autore in diverse situazioni, diverse parole messe insieme, e queste situazioni fanno eco alla prima lettura nella quale Eliseo, che guida 12 paia di buoi, quindi è una schiera di buoi di 50 metri circa, appena il profeta lo chiama, lascia tutto e lo segue, sacrifica due dei buoi e poi brucia anche l'aratro. Quindi è una scena simbolica potentissima. Però siamo nel Nuovo Testamento e Gesù, dice il testo, decisamente si mette in cammino verso Gerusalemme. La traduzione letterale è un po' così, che Gesù fece il muso duro, rivolgendosi verso la meta che caratterizza la sua vita. Gesù è venuto per andare a Gerusalemme, a sacrificare la sua vita e risorgere per noi. Noi cominciamo a fare un po' di difficoltà, perché no? Che questo sia il piano di Dio all'inizio ci sembra molto strano, e difatti i discepoli non capiscono molto bene, però lo seguono. Anzi, due discepoli lo precedono, i discepoli lo precedono per preparare il suo passaggio, perché dalla Galilea vanno a Gerusalemme e passano dalla Samaria. Ora sappiamo così vagamente che i samaritani non vedono di buon occhio i giudei, perché i giudei non vedono, disprezzano i samaritani. Questo tutt'oggi dicono i visitatori della Palestina, che trovate questo problema ancora vivo e vivace dopo 2000 anni, anche perché i samaritani hanno preteso, ricordate il racconto della Samaritana, di adorare Dio in un altro posto, sul Monte Gerizim, e hanno una loro scrittura, una loro tradizione, quindi questo per gli ebrei vuol dire essere sostanzialmente degli eretici. Comunque, di fatto, questi samaritani, sapendo che Gesù passa dalla Samaria per andare a Gerusalemme, non lo lasciano passare. Reazione di Giacomo e Giovanni: vuoi che facciamo piovere un fuoco dal cielo e li consumi? Ecco, provate a pensare alle situazioni nelle quali noi vorremmo usare la violenza, la forza di fronte all'abuso, di fronte all'ingiustizia, pensate alle guerre. Gesù invece li rimprovera, prima cosa, e seconda cosa passa da un'altra parte.
È un fatto da meditare profondamente. L'atteggiamento di Gesù è sempre per noi superiore e anche misterioso. Da qui poi le sentenze, ti seguirò ovunque tu vada, e Gesù dice sì, ma gli uccelli hanno, gli animali hanno le tane e gli uccelli hanno i nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Prima sentenza. L'altra, Gesù dice uno seguimi, sì, prima devo andare a seppellire mio padre, che mi sembra una cosa legittima per tutti. Gesù appare paradossale, lascia che i morti seppelliscono i loro morti, tu vieni e seguimi. E il terzo promette di seguirlo ovunque, e Gesù mette in guardia, chiunque mette mano all'aratro e poi si volge dietro non è degno del regno dei cieli. E qualcosa ci insegna il Vangelo, ci insegna una cosa molto dura, però molto grande, che esiste nel mondo una volontà di Dio. E la vera libertà è accettarla e sceglierla. Certo, è facile parlare quando, e ricordo sempre la frase di Monsignor Antonioli, che ho già ricordato altre volte, che diceva, malato, verso la fine, mi ricordo che ha predicato il mio esercizio per il morbo di Parkinson, non riuscivo a tenere ferme le mani, no? Sant'uomo, molto intelligente, un uomo colto, che era parroco di Ponte di Legno, tra parentesi, un escursionista famoso e così via, il quale diceva, pensavo che fosse santità, e invece era solo salute. Certo, quando si sta bene nella vita, che sembra che tutto vada bene, è facile sentenziare sulla volontà di Dio, sui doni di Dio, la gratitudine, le decisioni della vita, la morale. E quando capita qualcosa di grave, cosa succede? Ed è molto traumatico. Ci sono persone nobilissime che soffrono moltissimo, e a loro io vorrei rivolgere, commentando così in maniera molto semplice questo Vangelo, il mio augurio di trovare una profonda serenità in quello che stanno vivendo. È un vero calvario per molti, quindi anche nelle polemiche sul senso della vita, la fine vita e così via, teniamo sempre però che noi abbiamo un rispetto profondo della sofferenza. E quindi io auguro a tutti questo, che la radicalità di Cristo sia intesa proprio come un fatto di scoperta della presenza di Dio che ci salva. E a questo riguardo l'Apostolo Paolo parla di quella libertà che sembra un evitare tutte le cose che si fanno nel mondo per fare quello che vuole Dio, ma in realtà San Paolo ha sperimentato la bellezza della presenza di Dio dentro di noi. Chi ha sperimentato questo osa dire una frase che nei Salmi viene recitata, e soprattutto la domenica: vale più la tua grazia che la vita. Dunque ci siamo mossi verso Gerusalemme, abbiamo ripreso una certa quotidianità, la nostra vita è un cammino, il Signore cammina davanti a noi, oppure ci manda in avanguardia, ma non vuole la violenza, non vuole la prepotenza, non vuole il soprusso, non vuole l'abuso. È un Dio di pace che attraversa il mondo. Buona domenica a tutti.